questa riunione di oggi con il direttore generale del Forum delle Culture serve come commissione propedeutica prima del consiglio monotematico sulle culture che avverrà il 13 febbraio in sala del consiglio comunale. Il Forum Universale delle Culture arriva dunque in Commissione Cultura e Turismo, nelle sale di Via Verdi, dove si sono affrontate alcune delle numerose problematiche relative all'organizzazione dell'evento, grazie alla partecipazione del direttore generale del Forum, l'ambasciatore Francesco Caruso. Ascoltiamo alcuni brani significativi del suo intervento su temi come i bandi di gara, la forma dell'organizzazione ed il bilancio. Con maggior precisione io dissi all'epoca, è mia opinione che i bandi si devono fare, perché nel programma ci sono alcuni aspetti per i quali non ci sono competitors, altri viceversa, quelli che interessano una parte specifica del programma, quello che chiamiamo le espressioni culturali, cioè cinema, musica, danza, sicuramente i competitor ci sono e quindi a mio avviso, dissi, bisognerà andare a bando. Il forum non serve semplicemente per un riscatto d'immagine, per partire da sotto zero e arrivare ad un'immagine diversa. Serve per dire, signori, noi abbiamo delle culture da vendere, da confrontare, da consolidare con il mondo intero. Quindi c'è anche questo aspetto positivo. Al netto di impegni a suo tempo assunti dal Comune di Napoli e quindi impegni che sono stati trasferiti alla Fondazione, al netto di un impegno a suo tempo assunto dalla Regione, che è stato trasferito alla Fondazione, al netto dei crediti che la Fondazione vanta perché deliberati e non ancora erogati da Comune e da Regione, il bilancio della Fondazione sarebbe in pari. I professionisti del giornalismo, della comunicazione, della grafica ci consentiranno di riaprire il sito che avrà, oltre alla solita presentazione del forum, le linee generali del programma e auspicabilmente anche l'annuncio dei bandi di interesse o bandi o manifestazioni di interesse a secondo delle tipicità, i temi della pace, i temi dello sviluppo sostenibile e delle responsabilità delle comunità locali, il tema della conoscenza e quindi della ricerca. Una certa linea editoriale è stata già individuata e sono su quello che è apparentemente uno slogan, Napoli città in movimento, e sono quelli di spiegare che qui sono successe in questa città delle cose che si sono mischiate con le accreditività del melting pot multietnico meglio che in altre capitali mondiali e che questo melting pot si può esprimere diciamo in maniera concreta.